Assessore, rilancio del turismo, Lombardia in prima fila con il sostegno al sistema delle imprese e anche per migliorare l'attrattività. Innanzitutto una giornata splendida oggi sul lago di Como, si parla di rilancio del turismo. Regione Lombardia attraverso misure molto importanti ha iniziato il suo percorso di rilancio. Il bando più importante da 25 milioni è stato sulle strutture ricettive che ha accolto veramente l'entusiasmo da parte degli operatori che in un momento drammatico hanno scelto di investire. Ma non solo, da pochi giorni è iniziata una campagna di promozione turistica nazionale e internazionale. Sul nazionale il claim è "vorrei la vedessi come me", che è partita sulle RAI nazionali e su radio nazionali, e a livello internazionale su tutti i mercati, soprattutto di prossimità europei. Quindi abbiamo dei bandi molto importanti che sono soldi destinati, risorse destinate per rilanciare Regione Lombardia attraverso la model design. Abbiamo un altro bando, Lombardia Attrattiva, per premiare quelle progettualità che potranno diventare un meccanismo continuativo per Regione Lombardia. Ma non solo, crediamo tanto nel prossimo progetto che andrà a breve, sarà di 2,4 milioni, dove andremo a sostenere le città. Le città d'arte hanno sofferto più di tutti il mercato, la sospensione proprio degli aeroporti, dei viaggi internazionali, e pertanto partiremo dai capoluoghi di provincia per rilanciare un turismo culturale. E questo a favore anche di un rilancio in vista di Bergamo-Brescia 2023.